Cioè ci sono le scale, il microfono si usa... Sì, è vero, scusate. Beh, io tenevo giù perché ero concentrata. Facciamo i complimenti a Maria Pia. Maria Pia, bravissima. Brava. Canzone bella, forte, potente. Bella voce, che prosegua, si alleni, perché da gioia e felicità, io quando canto, io sto bene, non lo so, ognuno sa. Bene, congediamo, ciao. Grazie mille. Ciao. Grazie. Buonasera. Bene, adesso Olimpia, tu che adesso visto che sei qui sul palco, lo ci vuoi venire a tutti i costi questa sera, sei qua, cosa dobbiamo fare adesso? Chi dobbiamo presentare? Presentiamo, l'anno scorso l'ho presentato come leone ruggente, quest'anno leonesso, non lo so, tigre. Vieni, e voilà! Allora, Cesare Tonini! Il grande Cesarino! La tigre di Bozzolo, allora. Cosa ti piace, il tigre o leone? Ah, oh, bene, in bocca al lupo con sto leone, dai. Allora, questa sera cosa ci canti? Bella senza anima di Riccardo Cocciante. Bocca mi raccomando, lupo, Bravissimo. Io ci provo, dopo. In bocca al lupo. Crepi. Cesare in Bella senza anima di Riccardo Cocciante. Facciamogli un bel applauso che abbia gioia di essere gasato questo ragazzo. Bravo, non so che è bravo lui. Bocca al lupo da parte mia. Ho letto lui
grazie, grazie mille. Beh, io direi che, perché lui mi, quando l'ho chiamato, mi ha detto voglio cantare una canzone. No, adesso canti una canzone che ti dico io, giusto? Quindi secondo me è stata la, una scelta azzeccata. Bravo Cesare. Grazie. Bene, un saluto a tutti e una buona serata. Non l'hai dedicata quest'anno, a chi la dedichi? L'anno scorso è dedicata, mi ricordo, a sorella, alla e a mamma, tua mamma e alla sorellina. Ma tutti, e a tutti che mi conoscono, grazie. A tutti. Bravo Cesare, complimenti. A te il bacio non te lo do, se vuoi baciare la leonessa di Margherita, sì, grazie. Dai, grazie dei baci, I tuoi baci sono come un roar. Ma io direi che sta andando abbastanza bene, eh? Ma insomma... Abbiamo avuto tre cantanti con tutte e tre voci diverse, canzoni che hanno raccontano, che raccontano la storia della musica nazionale e internazionale. E adesso abbiamo un'altra canzone famosa di una cantante rockettara anche lei, del rock puro. Boom boom. Ed ecco qui, chiamiamo sul palco Natasha, anche lei. Vieni, di bionda. Si trasferiscono tutti fuori paese. Con i brillantini, Natasha, wow wow. Castaldi, giusto? Quindi adesso dove sei? Sentiamo. Dove abiti? Innanzitutto raccontiamo qualcosa di te. A San Martino dall'Argine. San Martino dall'Argine, bene, bravissima. Quindi sei sposata, sei... No, convivo. Convivi, e adesso i giovani vogliono convivere. Pienamente innamorata. Sei innamorata, oh, quindi? Certo. Bene. Ci bocca canti? Al lupo, E la Luna Bussò di Loredana Bertè. Hai una dedica in particolare da fare? A chi la dedichi? Ma al... ai miei nonni, a mia suocera e mio ragazzo. Bene. Vuoi l'asta o canti col microfono? Facciamo un applauso a questa giovane fanciulla. Bocca al lupo.
Nina, prima che voce, uè. Complimenti, dai. Brava. Con quei brillantini lì che mi piacciono da morire. Ma anche tu sei piena di brillantini, però. Guarda. Baciata. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Li vedete i brillantini? Guarda. Facciamo un applauso. Serata con te come facevano, però non sapevo allora, niente. Intanto salutiamo Natasha, complimenti, grazie mille. Sì. Un bacio anche a te. Adesso ti attacchi i brillantini, io glieli ho attaccati io a lei, vero Natasha? Allora. Ciao, in bocca al lupo, sei stata brava. Ma presentiamo un signore qua. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. È esuberante, questa ragazza qui, ragazza, insomma. Ho troppo fretta. È un po' esuberante. È una ragazza bella matura, qua. Ma prima del cantante, due secondi, perché oggi ho ricevuto una telefonata. Di un comico che mi ha detto che sta facendo un film, quindi sta preparando dei spezzoni per Pupi Avati, non lo so, io adesso lo voglio qui sul palco e sentiamo cosa da dire, ecco, cosa da dirci, raccontarci. Vediamo se poi è un vero comico, Accogliamolo con un applauso il nostro Gianni Annoni. Venga, Annoni. Annoni, Gianni. Ah, allora. Buonasera. Buonasera. Questo è il microfono. Mi dica. Buonasera a tutti e benvenuti a Canta Bozzolo. Raccontaci un po' di te. Niente, io sono Gianni Annoni. Brevemente però. Sì, un attore comico. Sto facendo un master a Milano, dove andrò su un set di un cinema con Alessandro Capone. E questa sera cosa mi hai detto che vuoi fare? Proprio tre battute fulmine che fanno spacciare. L'onore conoscerà il pubblico di Bozzolo. Allora, partiamo con la prima. Alla sera è mia abitudine, quando vado a letto, di avere una sveglia e un pappagallo. Solo che quando devo mettere le pile nella sveglia, invece di mettere le pile nel pappagallo, le infilo al gallo. Mia moglie dice che se non faccio bene l'amore, mi elimina da Facebook. Come lavoro io sono una tuta blu, mia moglie è tutta rosa. Ciao a tutti. Complimenti, Ho visto proprio che poco perché mi devo preparare per un film. Se ci sarà un'altra occasione porteròmi un monologo. La vita è tutta rossa. Bene, grazie mille. Il gallo ti viene bene però, Complimenti, grazie. Sì. Prova, senti, fallo. Veramente io è un'ora che faccio complimenti. Ma chi galè che non ti amo? Ma il galè e la galina. Però è secondo me che le faccio i complimenti non mi risponde. Annoni, stavolta sono vicino a Annoni, lei. Io ho le galline vecchie e le ho abbandonate. Fa solo il brodo? Penso solo alle galline quelle giovani. Ascolta, proprio che un gallo mi sembrava un cappone. Io non volevo parlarle di galline, neanche di polli. Il diaframma, secondo me. Sei convinto un po' il diaframma che lo devi aumentare, rinforzare. Come se dovessi cantare, però farlo. Ma devi fare il gallo. Quindi manda dentro il diaframma. Ok, adesso è passato all'asino. Va bene, comunque grazie Annoni. Ci vediamo l'anno prossimo con l'asino. Complimenti. Avete fatto la foto perché volevo la foto. Ma che m'ha fatto l'asino lei? Grazie, bravissimo. Che grazie. Simpatico signor Gianni. Gianni no, come Gianni Boncompagni, no? Sì. È simpatico, però mi ha un po' delusa con queste galline vecchie. Ascolta, vieni lì, c'è un brodino buono. A Cremona mi hai detto, Cremona città? bene, porta i saluti a Cremona. Grazie mille. Un applauso, ciao. Grande. Sei grande, lei è grande. Allora se non sono matti non li vogliamo qui a Bozzolo, per cui... È del mio la gallina. Allora, il prossimo cantante è... Ce lo presentiamo subito, Alberto. Con questo fisicone, Alberto Piardi, che ci canta una canzone, scommetto, dei Nomadi, perché tu sei un nomade nel sangue, nella mente, E ci canti? Gli Aeroni Neri.
gli Aironi Neri. Questo al lupo, Alberto. In bocca al lupo. Divertiti. E Cappiasa li galini nustrani. Come ho detto a Gal. Gal è mia buona. Ciao Olimpia. Ciao, bocca al lupo. Lasciamo a posto. Attraversano il cielo l'inverno bianco, scende dal nord l'estate gialla, si è nascosta nel mare il vento freddo, sta correndo sui prati. Ma io te amica mia, con le mani nelle tasche, camminiamo sulla strada e l'estate ancora dentro, con un sogno di mare, di corpi caldi al sole, notte chiara, tu che conosci il mare, portami via con te, dove la gente veste solo dei suoi colori. La nebbia è grigia, ha riempito le strade, lampioni persi sulla riva del fiume, l'estate gialla c'è rimasta negli occhi, la pioggia è bianca, copre le strade d'argento, ma io te amica mia, con le mani nelle tasche, camminiamo sulla strada, e l'estate ancora dentro, con un sogno di mare, di corpi caldi al sole, notte chiara, tu che conosci il mare, portami via con te, dove la notte chiara e il cielo è più vicino. Come guida, prendi quel timone e insegnami la via. Qua ci volevano gli accendini, eh? Dare soddisfazione.
la sciarpa dei nomadi. Non stiamo esagerando. Bravissimo, complimenti. Ti faccio dare un bacio dalla Olimpia, io non ti bacio. Ma sì, dai, perché no? Auguri, bocca al lupo. Bene, allora... Qui tutti i lupi stasera, quanti lupi. Attenzione che non ti mangi. No, a magna me, gamodanasa, quel che magna me. Andata mai. Vero? Dite sì, non mi hanno ancora mangiata, sono tutta qua intera. Va bene. Per te sei bellissimo, sei bellissimo. Bea, continuiamo. È per mio, basta. Allora. Basta. La prossima partecipante al Cantabozzolo. Sì. Viene anche lei da San Martino, si chiama Tania, di cognome farà e fa Borsari. Vengi bella signorina. Anche lei ha una voce potente, accogliamola con un bel applauso. Prego. Ci canta una canzone in inglese che facciamo dire a lei, il titolo. All of me di John Legend. Bravissima. E che dire? Grazie anche a te di essere qui questa sera. Facciamo un bel applauso, eh? Che sorriso ha questa! Lei dovrebbe proseguire, con queste voci che hanno così. E poi è vero, lei è felice quando canta. No, non mi guardi, perché ride? Lasciamola cantare, dai. Bocca al lupo. No, volevo sapere, non mi ha risposto. Andone, in bocca al lupo. Mi risponda! È felice quando canta in bocca al lupo. Sei molto felice, andiamo. Procurate un po' di Valium dopo, per cortesia, dietro le pietre. My head's under.
Mm-hmm.